Ciao Jean-Christophe, ben trovato. Ciao Dodi, grazie, fa piacere vederti, siamo in piena forma. Grazie, grazie. Faccio quel che si può, tu come stai? Benissimo, confinato in Svizzera, che è un paese che ovviamente ha, diciamo, sofferto meno dall'Italia, non tanto dalle infezioni perché sono state altissime, però diciamo dalla mortalità che è stata molto molto più bassa e anche da condizioni di confinamento molto molto libere rispetto agli altri paesi europei, molto simili alla Svezia, cioè libertà totale di movimento. Cioè l'unica cosa che c'era, come dappertutto, i negozi chiusi, però se non altro potevi fare quello che volevi. Quindi Beh, per siete stati gestire, fortunati, ti posso no, e dire. anche viaggiare all'estero, by the way, perché io sono potuto andare in Inghilterra per il famoso accordo per la donazione dei gel, come in Italia, col ministro della Sanità Hancock, quindi ho pure potuto viaggiare, mentre se io fossi stato in Italia non avrei potuto, o chiedendo permessi e poi subendo al rientro la quarantena. Mentre invece in Svizzera posso andare avanti e indietro in tutta l'Europa senza misure di quarantena al rientro. Quindi meno male che non eri a Roma quando è scattato. No, ma guarda che è stato per un filino, perché stavo per tornare la sera, poi preferivo starmene a casa una sera in più con mia moglie e ho preso il volo, ho prenotato il volo della mattina dopo ed è stata la notte che Conte ha chiuso l'Italia, quindi come sono svegliato il giorno dopo era too late e quindi ho fatto la Svizzera. No, sono stato abbastanza fortunato, vale, è dispiaciuto non stare con i miei colleghi italiani, però comunque tutti a casa non è che fa una grande differenza. Senti, veniamo a noi. Sì, vai. Allora, partiamo dalle buone notizie, perché avendo organizzato L2MASH Watch Week a febbraio, siete tra i pochi. Gennaio, non so perché. Gennaio, fine gennaio, perdonami. Primi di C'ero anch'io. esattamente alle date abbandonate dall'SIA Shash, quindi metà gennaio, per Metà gennaio, esatto. Tra i pochi che hanno potuto presentare le nuove collezioni, in particolare l'otto finissimo in acciaio, automatico in acciaio, che è un pezzo importante. Ora, queste novità di gennaio, quando arriveranno sul mercato? già arrivando, dicevo che per tutti i negozi aperti o che stanno riaprendo sono disponibili, perché noi avevamo previsto di consegnarle già da aprile e quindi a livello produttivo avevamo già pre-prodotto quando siamo andati a Dubai certe quantità. Poi dopodiché noi abbiamo continuato a produrre a gennaio, a febbraio per chiudere la fine in Svizzera a metà marzo, quindi abbiamo avuto una chiusura da metà marzo, lasciando comunque abbastanza prodotto, già pronto la distribuzione. Quindi in questi giorni i nostri concessionari, piuttosto che le boutique, stanno riaprendo la maggior parte, diciamo, tra 2 settimane fa e fine del mese prossimo ce l'avrà. Bene, bene. Quindi la domanda però che si fanno i negozi italiani è se sulle quantità saranno penalizzati rispetto ad altri mercati. Noi non è che facciamo diciamo preferenze da mercati ad altri, è un prodotto comunque tipicamente più europeo, e, diciamo, è il primo finissimo sportivo a 100 metri con la corona vitata, qui è un prodotto veramente di essenza molto occidentale, quando spesso in Asia si preferiscono prodotti un po' più piccoli, più classici, magari più oro acciaio, mentre questo è acciaio satinato e lucido. E quindi diciamo che già dagli ordini di Dubai avevamo ordini un po' più occidentali che non asiatici, ed è un orologio che verrà consegnato a tutti i dettaglianti che l'hanno ordinato, senza che ci sia una preferenza, diciamo, geografica. Il primo paese che ha riaperto, diciamo, alla grande è stata la Cina, già da oramai un mese e mezzo, 2 mesi circa, e però loro sono più propensi a bicolori comunque, quindi non è che le forniture che abbiamo fatto alla Cina saranno una barriera a
ai volumi per l'Italia o l'Europa, assolutamente, è stato tutto. Ok, allora li rassicuriamo. No, tranquilli, no, ma il prodotto c'è. Noi abbiamo riaperto la fabbrica la scorsa settimana a Seigneurégier, che fa le casse e i quadranti. I movimenti ce l'abbiamo, quindi adesso è un prodotto comunque che abbiamo ripreso, però siamo già nella fase 2 del prodotto che andremo a presentare ad agosto ai Geneva Watt Jays, che è il gemello, quasi gemello della faccia nera che abbiamo presentato a Dubai, che sarà blu, quindi alla fine avremo due 800 metri, lo chiamiamo S come sport, come satinato, come stile, quindi 8S, quindi questo 8 finisso S è nato nero a Dubai e evolve blu a Ginevra, che sarà una delle novità che presenteremo a Ginevra per una consegna quasi immediata da settembre. Quindi da settembre i concessionari avranno la possibilità di avere in vetrina o nel negozio tutte e due le referenze, ciò dando più impatto e desirabilità che una referenza sola persa tramite varie referenze di octo finissimo, titanio, ceramica. Mi capisco. Beh, ottimo, perché è un prodotto fortissimo, secondo me. Un prodotto che era atteso. Ma l'accoglienza è stata molto positiva, devo dire, sono stato a Dubai molto felice di vedere quanto entusiasmo ha suscitato voi da voi stampa che dai concessionari che erano presenti, perché vabbè, come il suo nome lo suggerisce, 100S è un prodotto vissuto veramente come sportivo quotidiano che si propone come vera alternativa alle icone, diciamo, più famose degli orologi di lusso sportivi di cui conosciamo molto bene i nomi e che sono molto popolari in Italia. Quindi mentre invece quando eravamo solo titanio, solo carbonio, ceramica, è vero che erano prodotti spettacolari, però più per esperti, per collezionisti, prodotti un po' più di nicchia volutamente per costruire proprio un'identità forte a finissimo, mentre adesso con la generazione 100S entriamo proprio nel vivo, nel cuore del mercato principale dell'orologio di lusso come lo amano gli italiani. Assolutamente sì. Allora, io ti sto facendo all'inizio un po' di domande che abbiamo ricevuto, perché in questi giorni siamo molto attivi anche live su Instagram, quindi ci chiedono le cose. Un'altra domanda che arriva sempre dagli appassionati della clientela finale è: vedremo abbassare i prezzi in questa fase post-emergenza Covid? E vorrei che tu spiegassi perché non è una scelta vincente per una marca abbassare il listino nonostante un momento di crisi come quello che ci aspetta. Allora, noi non abbiamo nessun piano di abbassare i prezzi in generale. Il primo motivo è che tanti dei nostri prodotti sono in oro o parzialmente in oro, un materiale prezioso che è schizzato di più di 30% come costo, oramai paghiamo 52.000 euro al chilo, mentre l'anno scorso era 40.000, quindi il nostro costo di produzione è schizzato, e quindi un motivo per non abbassare i prezzi, se no a livello di margini siamo veramente in difficoltà. Per i prodotti non d'oro, tipo finissimo 100S, comunque i nostri costi stanno schizzando anche. Perché? Perché per i motivi di Covid-19 dobbiamo praticare nelle nostre manufatture il distanziamento sociale, il che fa sì che anziché avere un turno di 8 ore con 100% dello staff, abbiamo due turni di 6 ore con 50% dello staff. Se fai il conto significa un 75%, non al costo comunque di un 100%. Qui noi come produttività per motivi di sanità e giusta sicurezza comunque perdiamo 25% di produttività, il che fa sì che il costo finale dell'orologio comunque è più elevato di prima. Quindi non ci saranno abbassamenti di prezzo e ci saranno probabilmente l'anticipo incrementi di prezzo, perché un'azienda vive di margine e i due motivi che ho citato voi, l'oro schizzato, che è la produttività per chi pratica il licenziamento sociale che noi facciamo ovviamente, fa sì che abbiamo costi lavorativi più elevati.
Certo, vabbè, l'hai spiegato in maniera più chiara possibile. Molto trasparente, eh? E mi dispiace, però è vero che i costi stanno salendo, e credo per tutti, ma anche, cioè, prendi i ristoranti, qualsiasi business, disinfettare, tutto questo comunque è un costo che aggiunge strati di costi, e i ristoranti stessi hanno detto che avrebbero leggermente incrementato i prezzi, perché non è che puoi fare miracoli, hai questi costi e li devi assorbire in un modo o l'altro, e devi d'altra parte comunque avere un minimo di margini, perché hai degli azionisti che giustamente vanno retribuiti dalla loro fiducia. Allora, passiamo all'argomento fiere. Hai citato prima il Geneva Watch Days del 26 agosto, qui la data l'ho detta giusta. Ci sono quindi le premesse perché effettivamente possa avere luogo? Cosa siete pronti? A che punto siete? Che cosa Allora, prevedete? già primo punto, oggi come oggi l'evento è assolutamente confermato, stiamo preparando l'invito con il programma finale che dovrebbe essere mandato a clienti media di cui fai parte primi di giugno, perché abbiamo aspettato primi di giugno solo per avere un elenco finale dai partecipanti. Non vogliamo annunciare 15 marchi e poi ne trovate 13 o 20 quando arrivate a Ginevra, quindi vorremmo veramente avere un quadro abbastanza già finale dei marchi partecipanti. Poi, se mai ce ne aggiunge un altro o due, va benissimo lo stesso, però del programma altrettanto importante, degli alberghi con chi abbiamo fatto accordi col supporto dello Stato, del cantone di Ginevra, Pierre Baudet, che ci ha molto aiutato per avere condizioni da offrire ai nostri ospiti veramente competitive fino ad agosto. E quindi poi ci sarà ovviamente una piattaforma digitale per potersi registrare, per poter durante il salone anche sapere che marchio sta esponendo dove, gli eventi, osservazioni. Quindi c'è anche una struttura, diciamo, digitale dell'evento che ha richiesto un po' di lavoro per fare un sito. Sì, Quindi perché ricordiamo che comunque è una manifestazione, diciamo, itinerante, nel senso che sia a luogo in vari luoghi della città, insomma, è diversi alberghi. decentralizzata volutamente perché l'abbiamo voluta a poco onerosa per i marchi partecipanti. E B, sicurissima per gli ospiti, cioè non creare situazioni dove più di 50, 70, 80 persone, che ben al di sotto comunque dei limiti sanitari di oggi, che sono più oramai sui 1.000 a Ginevra, perché siamo tornati su livelli alti, però noi abbiamo voluto comunque tutelarci e tutelare i nostri ospiti del minimo rischio, e quindi l'approccio decentralizzato consente a flessibilità. Ci sono dei marchi di Ginevra che preferiscono accogliere i loro ospiti nel laboratorio, che è logico perché c'è da vedere, c'è tanti marchi, e questo è il vantaggio di Ginevra rispetto a Basilea, che a Basilea non ci sono fabbricanti di orologi, mentre a Ginevra alcuni marchi partecipanti al nostro salone vorranno farlo nel laboratorio, che io ritengo molto bello. Altri hanno dei flagship o delle boutique grandi e hanno eletto di farlo nella boutique. Altri, di cui noi facciamo parte, preferiamo il concetto più spazioso, diciamo, e mirato di suite negli alberghi. Quindi parecchi marchi hanno scelto invece di farlo in alberghi, quasi tutti lungo il lago, lungo il Rodano, perché comunque è il posto, diciamo, più classico, dove ci sono gli alberghi belli. Ci sono degli alberghi più belli, sono lì, no? Per Bulgari, non a sorpresa, sarà Ritz-Carlton, che già ci ha accolto da 4 anni a gennaio, quando noi facevamo la nostra esibizione parallela all'Alessia Shash. Quindi ci sarò, difatti, tra 15-20 marchi che saranno sparpigliati in una quindicina di luoghi, però luoghi che anche a piedi sono poco distanti, magari due o tre richiederanno di prendere un taxi, ma la grande parte comunque sarà massimo quarto d'ora a piedi, che fine agosto è per di più molto più piacevole che a metà gennaio. Questo senz'altro, sono d'accordo. Senti,
Senti, a proposito dei Geneva Watch Days, perché c'è una cosa che mi fa sorridere, ti ricordi che ti ho intervistato a Dubai a gennaio e in quell'occasione ti ho chiesto, ma vi state sentendo con altre marche che hanno già lasciato Basilea per vedere, insomma, di trovare una soluzione che sia quella di, all'epoca ancora non avevi annunciato di non fare con le partecipare. Quindi per trovare una soluzione insieme, per esempio Breitling, e tu mi hai detto no. No, Ora, ti ho dato un suggerimento. allora diciamo che perché ho detto a priori no e che finalmente lo facciamo con Breitling, ma anche altri marchi come Ulysse Nardin, prego, perché durante i Watch Days di gennaio erano solo marchi LVMH e io avevo la speranza che se avremmo dovuto rifare un evento orologiaio fuori dei, diciamo, i saloni più storici, istituzionali, l'avremmo rifatto tutti insieme. Nel caso specifico di Geneva Watch Days, per motivi del tutto rispettabili degli altri marchi LVMH, nessuno era interessato quanto Dubai, pensavano tutti che Dubai sarebbe bastato, io non ero così convinto. Però invece ero convinto che a farlo da solo avrei perso in attrattività perché è un conto visitare un marchio, un conto visitare una città dove ce ne sono 15. E quindi ho fatto un giro di pista perché, come immagini, come te conosco quasi tutti negli orologi e marchi come Breitling, come Ulysse Nardin si sono dimostrati o MBF, Godmax, si sono subito mostrati molto entusiasti. Quindi io ho chiamato i miei amici LVMH per dire guardate che ci sono comunque parecchi marchi interessanti che vorrei fare, siete sicuro che non lo volete fare? Mi hanno confermato che no, preferivano fare dei roadshow piuttosto che e la bellezza di LVMH è questa grande libertà che ogni marchio ha di esprimere le sue novità, la sua identità come vuole. E ho detto, vabbè, allora se è così, io lo faccio, però lo faccio con i marchi che hanno voglia di farlo, non è che voglio costringere nessuno, però invece non mi sento in concorrenza né con Breitling, né con Ulysse Nardin, né con Max Busser, né con François Poljour. Quindi alla fine abbiamo radunato un insieme di marchi che sono molto complementari. Voi di stile, voi di faccia di prezzo, voi di profilo di cliente e quindi che esprime molto bene la versatilità dell'orologeria svizzera. Quindi non è che mi sento diciamo, a contropiedi con quello che ho detto, è vero che In idealmente, contraddizione, dici. no, idealmente avrei preferito farlo con i marchi cugini del gruppo, perché diciamo è il primo cerchio più logico con chi ha le arti, e l'abbiamo fatto, ritengo, molto bene a Dubai, i feedback che ho ricevuto sono stati positivi. Però capisco anche che loro non necessariamente abbiano sempre gli stessi obiettivi di Bulgari, e se Bulgari invece condivide alcuni obiettivi con altri marchi, che noi riteniamo complementari più che competitivi, e quanto mai lo facciamo lo stesso. Per me l'importante era di poter presentare in modo efficiente alla stampa e ai concessionari la seconda parte della novità 2020 che non abbiamo presentato volutamente a Dubai, pensando di farlo a Basilea che è stato cancellato. E quindi in tutta logica si rifaceva un altro evento e chi c'è, chi non c'è, non c'è. Devo dire che sei stato rapidissimo nelle decisioni. Questo Nel business, dovrebbe premiare, no? diciamo che in assoluto penso che nel business all'era digitale devi comunque deciderti velocemente ed è più facile se tu hai una strategia chiara e delle idee altrettanto chiare, nonché un azionista che si fida. È chiaro che nel caso specifico contingente dei due saloni storici cancellati, lì si doveva fare una decisione velocissima perché sia come alcuni marchi hanno lasciato trapelare, vabbè, fa niente, passiamo al 21, che per me era una rassegnare che non potevo accettare perché
io ho 400 persone in Svizzera che vivono di orologi, ne ho centinaia nel mondo che li vendono, e la mia responsabilità è far sì che anche in un periodo difficile come il Covid, con chiusura di negozio, comunque alla riapertura i clienti siano eccitati da novità interessanti. E quindi è vero che io ho rimandato al 21 un paio di novità, però diciamo le novità più importanti, parlavamo prima del finissimo 100S che va sdoppiato con la faccia blu, che è importante, il record del mondo che noi volevamo tenerci per Basilea, che io non voglio far aspettare fino a aprile 2021, io lo voglio presentare quest'anno perché è importante e ha un ruolo molto specifico nella costruzione della leggenda finissimo e quindi va presentato. Poi c'ho una nuova collezione che non capita spesso per uomini. Noi abbiamo tre collezioni per donne, Serpenti, Lucea, Diva, ma due per uomini, BB e Octo. Ne aggiungiamo una terza con uno scopo di cliente diverso, più giovane, un orologio veramente molto cool. E di nuovo non vedo perché l'avrei dovuto rimandare al 2021, se già nel 2020 penso che sugli ultimi quattro mesi dell'anno ne vendrò parecchi. L'obiettivo finale restando ovviamente di andare avanti prendendo quota di mercato a tutti, perché è la regola del gioco, nel senso che quindi hai parlato di aprile 2021, che sarebbe quindi la data del nuovo Watches and Wonders. Sì. Dove alla comunicazione di Patek, Rolex, Chanel e Chopard di voler organizzare un salone contemporaneo, ti ho detto noi siamo pronti a raggiungere i nostri colleghi ad aprile. Ma in che forma? Cioè, pensi di... Allora, diciamo che noi siamo molto contenti che ci sia un raggruppamento finale di tutta l'orologia di lusso o anche, diciamo, accessibile, poco importa, Svizzera, in un singolo luogo. Per di più mi rallegro che il luogo sia Ginevra, perché ha l'immagine giusta della capitale mondiale degli orologi, quindi è logico che si tenga a Ginevra. So che la storia ha cominciato a Basilea più di un secolo fa, però alla fine la realtà degli orologi svizzeri ce l'hai da Ginevra più o meno a Vienne. Questo è l'arco, diciamo, dove trovi l'80 o 90% degli orologi svizzeri. E la capitale mondiale degli orologi svizzeri comunque non è Neuchâtel. Io sono di Neuchâtel, però non posso negare che è a sua volta Ginevra. Quindi farlo a Ginevra, tutti insieme, idealmente stesso posto e come già annunciato stesse date, ovviamente rafforza ovviamente il messaggio, rafforza l'appetibilità del salone per voi, per i concessionari, e poi last but not least rispetto a Basilea o qualsiasi altra città, forse tra Zurigo, ti dà il massimo dell'ospitalità che una città come Basilea non ti darà mai, perché Basilea non è dimensionata per un turismo di alto livello costante tutto l'anno, quindi non è che Basilea è sbagliata. Lo sappiamo bene. No, però non è colpa di Basilea, perché è una città industriale, quindi già un miracolo che ci siano due o tre alberghi belli. Ginevra è una città d'affari, per una città anche turistica, e logicamente c'è un'offerta alberghiera molto molto più ampia. Quindi io sono contento. Adesso come noi parteciperemo? Noi ci siamo già candidati per partecipare nel 21 al Watch and Wonders. Non so se sarà possibile, perché loro già devono unirsi con gli altri cinque marchi che hanno annunciato di lasciare Basilea, e da quanto capito non hanno ancora necessariamente organizzato neanche la governance del prossimo salone. Può darsi che sotto Palexpo avrai due ingressi e due saloni, che poi non è grave, nel senso che comunque per voi cominciate a sinistra, andate a destra o viceversa, quindi è molto accademico. Però diciamo che da quanto ho capito, poi parlando anche con Pierre Maudet, perché l'azionista di Palexpo è il cantone, e con Pierre abbiamo ottime relazioni, perché come l'ho detto il cantone
appoggia, supporta il Geneva Wild Jazz, quindi un salone ufficiale, anche il nostro. E quindi Pierre, cioè lui vede ovviamente solo un salone alla fine della riunione. Poi, se tecnicamente sarà fattibile il 21, non lo so, non sono sicuro, di sicuro il 22. E penso che per i marchi che stanno lavorando adesso a questa prima fusione, l'interesse loro sia di accettare altri marchi, perché strategicamente sarebbe un errore enorme, secondo me, di volere marginalizzare il WMH, solo perché abbiamo dimostrato quest'anno che se non c'è un salone noi lo organizziamo lo stesso. E quindi è dilutivo, però è chiaro che non ci lasceremo fare assolutamente. Quindi le possibilità sono due: sia entriamo a far parte al 100% al futuro salone unificato, che è il nostro obiettivo, sia per motivi comprensibili nel 21 ma incomprensibili nel 22 non possiamo. A questo punto noi ne prenderemo atto e organizzeremo eventi che sappiamo perfettamente organizzare quando non ci sono saloni idoni. È chiaro, il discorso è chiarissimo. Però tu sei abituato comunque a fare due lanci, uno a gennaio e uno ad aprile, quindi ci sarà comunque un altro qualche cosa a gennaio? Non ti saprei dire, perché siccome abbiamo i Geneva Wild Days abbastanza tardi quest'anno, perché parliamo di fine agosto, non so se rispetto ad un appuntamento che inizialmente era previsto ad aprile e quindi poteva giustificare gennaio come tappa prima dell'aprile successivo, ci sia a distanza di 5 mesi e prima di 2-3 mesi del nuovo aprile 21 veramente un motivo di fare qualcosa. Quindi non abbiamo deciso ancora nulla, però non penso sia così indispensabile, perché i Geneva Wild Jazz comunque copriranno novità che andranno diciamo colpire i mercati tra settembre 20 e il Chinese New Year 21, quindi probabilmente ci copre fino ad aprile 21, e ad aprile 21 ovviamente l'obiettivo sarà di poter comprare e ricevere subito ciò che andremo a presentare. Quindi probabilmente forse qualche evento regionale, cioè, perché comunque ci sono sempre di roccio, ma non penso che rifaremo gli LVMH Watch Week a Dubai a gennaio, perché come l'ho detto, il fatto dei Geneva Watch Days a fine agosto lo rende anche un po' overlapping, nel senso. Beh, comunque mi sembra che insomma le decisioni che avete preso vi diano una visibilità, una copertura ottima, e poi ovviamente questo è un periodo di decisioni prese volta per volta, bisogna vedere. Ma diciamo che Bulgari sarà l'unico marchio orologiaio quest'anno con due saloni orologiai, uno a gennaio, uno ad agosto, di cui l'unico in Svizzera, che è quello che organizziamo noi a Ginevra. Quindi ovviamente come opportunità di contatti clienti, come opportunità anche di presa di parola rispetto a voi, rispetto agli influencers, Bulgari ha quest'anno una visibilità ancora superiore ai scorsi anni. L'anno scorso eravamo come diciamo copertura PR il quarto marchio mondiale di orologi, che non è intuitivo, perché si potrebbe pensare che questo posto tocca più a marchi che fanno solo e soltanto orologi. Noi facciamo prevalentemente gioielli, semmai bisogna. Quindi, negli gioielli siamo number one, assolutamente in visibilità, però negli orologi è chiaro che siamo riusciti negli ultimi anni, con la nostra creatività, innovazioni, ad avere una bella copertura, e penso che quest'anno faremo ancora meglio del quarto posto lo scorso anno, solo perché abbiamo due eventi contro 0 o 1 per altri marchi. Perché vi siete mossi per tempo e in maniera intelligente, io credo. Non è piaggeria, perché. No, allora, senti, ti vorrei far parlare, perché avete fatto invece un lancio adesso, la settimana scorsa. Delle nuove città. Come?
Le città, esatto. BBC Series, sì. Come? Bulgari Cities. Esatto, Bulgari Cities, che mi sembra un prodotto forte. A me è piaciuta molto l'iniziativa, anche se non gradisco il Bulgari Milano, perché non puoi fare Bulgari Roma e Bulgari Milano. Diciamo che, l'idea di Partenza, e così lo capisci meglio, era nata non solo dal 1975, quando nacque Bulgari Roma Digitale, idea di Nicola Bulgari, però anche dalla celebrazione nelle città dove ci sono dei Bulgari Hotels. E quindi capisci adesso alcune città, perché sono città dove ho ristoranti come Tokyo. E poi ci siamo detti, tutto sommato, i Bulgari Hotels e i ristoranti oggi sono solo 7, gli orologi vorremmo farne 9, 10, 12, quindi comunque un po' di città le dobbiamo aggiungere. Quindi ritrovi ovviamente nelle 9 delle città dei Bulgari Hotel, però abbiamo aggiunto anche città, voi future, speriamo, di Bulgari Hotels, voi città che sono molto aspirazionali per una clientela propensa all'acquisto di questo orologio giovane, cool, abbastanza trendy, e quindi abbiamo quindi coniugato l'ideale che era celebrare le città degli alberghi, e poi un senso più pratico che era celebrare destinazioni, diciamo, più glamour, e Milano ovviamente non può essere fuori né del glamour né degli alberghi, perché è nato l'albergo il primo a Milano, e noi siamo comunque italiani, quindi anche un po' milanesi. Vabbè, comprendo, ma no, voi dovete restare romani. Allora, Romani, guarda che lo siamo più di mai, e fra poco faremo un paio d'annunci che ti tranquillizzeranno su quel lato di romanità che più di mai penso sia un vantaggio enorme per noi. Però siamo innanzitutto un marchio globale che ha clienti globali, e quindi che celebra i suoi clienti nelle città più note al mondo. Va bene, ti perdoniamo. Senti. Se vuoi ritiriamo Bulgari Milano. Ritiralo, Questo sarà magari quello più collezionato di tutti. Sì, ci saranno, prevedete una possibilità di personalizzazione? Magari una piccola serie, se dei collezionisti si mettessero allora, e desiderassero. può sempre ingravare su la cassa, come lo facciamo al laser su Octofinissimo, quindi ci sono, ovviamente accettando un paio di settimane di tempo, perché non si fa nel negozio, non è come per una borsa di sigillarla con le due lettere del tuo nome e cognome, è un po' più complicato, perché la macchina laser sarà, sì, non so se le conosci, ma fanno 3 metri per 3 metri per 3 metri, quindi comunque è una boutique un po' poco elegante, diciamo. E quindi la possibilità c'è, però richiede al cliente l'elasticità di aspettare un paio di settimane per poter rimandare l'orologio sia in Svizzera sia in alcuni centri di after sales, dove siamo attrezzati con questo macchinario. Però quello che chiedo io è se magari si può avere un'edizione con una città diversa da quelle che avete proposto. Questo proprio si può fare. Certo, la grande flessibilità di questo progetto è che è un progetto in teoria infinito, in quanto possiamo all'infinito produrre, con piccole differenze ovviamente, delle città, poiché ovviamente la volumetria richiesta, ad esempio, non so se c'è un concessionario a Buenos Aires, se me ne chiede 3 non posso farglielo perché non è economico, se me ne chiede 100 sicuramente è percorribile. Quindi è chiaro che noi abbiamo una grande apertura, e ripeto, per noi tutte le città hanno delle storie, hanno delle persone appassionate, e quindi non c'è una città migliore di un'altra. Quindi posso capire benissimo che il mio concessionario, che ne so, di Nairobi,
voglio avere Bulgari in Nairobi, che mi sta benissimo, però di nuovo, poi che ovviamente la numerosità giustifichi di sviluppare comunque la guerra con la città o il quadrante con la città. È molto interessante questo per un collezionista, ecco. Sì, ti dà la globalità di Bulgari e la familiarità della tua città che o della città che ami, certo. Senti, puoi fare una previsione per il prossimo futuro dell'orologeria? È possibile fare una previsione del mercato post-Covid? Ma diciamo che allora con il fatto delle chiusure, l'industria, ma non solo degli orologi, diciamo, tutte le industrie, tranne alimentare e farmacisti, abbiamo tutti perso 2 o 3 mesi, perché era chiuso, quindi è molto semplice. Allora, la domanda è, non essendo dei beni, diciamo, di consumo immediato, però dei beni spesso sognati per tempo prima di acquistarli, se chi pianificherà un acquisto, che ne so, alla San Valentino, che non ha potuto fare perché era chiuso, lo farà lo stesso, quando, o se col passare dei mesi il suo desiderio da un orologio è passato a una settimana alle Maldive e alla fine andrà alle Maldive. Quindi c'è un'iconità, è vero che negli orologi abbiamo questa fortuna di non essere acquisti così spontanei, almeno nelle fasce di prezzo nelle quali noi viaggiamo, attorno a 10.000 euro, c'è comunque spontaneità, fortunatamente, perché è legato alla bellezza, alla desiderabilità, però comunque per 10.000 euro ci pensi 2 volte. E qui io oso sperare che con prodotti che spesso vanno pensati, riflettuti per qualche mese, che tutto sommato questa parentesi che ti impediva l'accesso al prodotto per 3 mesi sia solo una parentesi e che alla fine quest'estate per Natale, magari Valentine's Day del prossimo anno, il tuo sogno alla fine lo concretizzerai lo stesso. Quindi sull'anno 2020 di sicuro saremo tutti in negativo, cioè penso che lì su questo ci sia un consenso abbastanza universale. Lisciando sul lungo, non so se sarà così dannoso, perlomeno su questa categoria. Se prendo ad esempio la moda, è più complicato, perché se tu ti manchi una collezione e che ti sei bucata l'estiva, non è che compri l'estiva a novembre. Quindi la moda comunque sembra essersi ripresa molto bene anche essa in China, però la China ha riaperto a metà marzo, quindi non troppo tardi. Però ci sono dei settori, diciamo, di alta frequenza di uso, dove se per 3 mesi non puoi comprare il prodotto, non lo compri. Ad esempio, se tu prendi sul make-up, è perso, perché sul make-up tante donne che hanno lavorato da casa banalmente non si sono truccate. Quindi proprio, no, ma io tante amiche ne abbiamo parlato, perché noi non siamo nel make-up, siamo nei profumi, però fa parte del mondo cosmetico, quindi le discussioni fortunatamente vanno al di là dei profumi che fanno Bulgari. E io so che tante amiche mie, professionisti come te, rispetto a andare in ufficio, confinate a casa, si lasciano prese come il weekend e non si sono truccate, e questo è un consumo per sempre. Un orologio non comprato che tu ti volevi comprare per il tuo compleanno ad aprile, che aprile era chiuso, magari ti lo compri voi per il prossimo compleanno, al peggio, voi quest'estate prima di andare in vacanza, perché alla fine sì, hai bucato il tuo compleanno, però so what, lo vediamo in Cina già che ha riaperto, tanti acquisti che spiegano, per spiegare la crescita enorme che noi abbiamo in Cina in questi giorni e settimane, sicuramente c'era già una forte crescita strutturale di Bulgari in Cina che ha ripreso, però c'è anche un recupero di sicuro, è difficile misurarlo, da chi voleva ad esempio festeggiare la San Valentino, non ha potuto farlo perché era chiuso, e poi comunque si è organizzato ad aprire una bella cena con la fidanzata e l'ha fatto lo stesso.
Però lì parliamo di un'economia forte in crescita, mentre in Europa e soprattutto in Italia la situazione era già diversa, già difficile prima. Perché in Cina, per esempio, si parla di questo, si parla di revenge shopping, che non credo che sarà il revenge, io lo chiamo catch up, cioè tipicamente, come che ti faccio un esempio della Valentine's Day, volevi celebrare con tua fidanzata con un oggetto simbolico, non l'hai potuto comprare a febbraio, lo compri a fine marzo e fai una bella cena e glielo regali, non cambia niente alla fine. Quindi c'è di sicuro una parte recupero più che rivincita, perché penso che nessuno si vuole vendicare di qualsiasi cosa, però recupero di sicuro su categorie, diciamo, di bassa frequenza di acquisto, quali gli orologi. Sull'alta ne abbiamo parlato, invece il perso è perso, il trucco essendo un campio chiarissimo. Poi ci sarà, non ci sarà recessione, oggi nessuno lo sa, ci sono rischi senz'altro, però poi la recessione chi andrà a colpire, perché questo è il punto: quando tu vendi una certa categoria di prodotti, abbiamo visto in Italia che è stato molto difficile, in particolare nel sud Italia, la regione di Napoli, dove tanta gente vivendo dal nero non ha potuto ricevere aiuto statale. E adesso è chiaro che questo crea in questa regione tutte le condizioni per una depressione di mercato. Questa regione è una regione di alti acquisti di gioielli, non lo so, magari per noi è meno drammatico che per chi vende, che ne so, elettrodomestico o prodotti, diciamo, di più quotidiana necessità. Quindi non si sa se ci sarà una recessione, la Cina già ha dato una risposta no, perché si vede che la Cina è ripartita a 150 all'ora, la Corea altrettanto, quindi la recessione non è una, diciamo, una certezza. E poi se ci sarà recessione, sarà uniforme o sarà una recessione, diciamo, settoriale. Esempio, parlavamo di Zoom prima, nel settore aereo ovviamente ci sarà una recessione fortissima. Quindi sappiamo che se noi avevamo come clienti dei piloti, delle hostess, probabilmente alcuni di loro purtroppo perderanno il lavoro nei prossimi mesi, questo lo sappiamo già. In altri settori come il farmaceutico, la banca, oggi come oggi sembra anzi che sia un periodo piuttosto di crescita, quindi non è che possiamo dire che tutto il mondo sta affondando, alcuni settori sicuramente hanno sofferto, e alcuni saranno in difficoltà ancora per mesi, altri settori invece hanno avuto una parentesi pesante ma non strutturalmente devastante. E poi non possiamo dimenticare che gli stati europei in grande maggioranza hanno portato aiuti fortissimi per evitare una disoccupazione strutturale di massa post-Covid, ma solo per assorbire una disoccupazione temporanea. State approfittando in questo periodo? Noi abbiamo fatto ricorso ovviamente alla cassa integrazione per il periodo Covid, perché non avendo negozi aperti non potevamo produrre da una parte, secondo non era prudente far venire i nostri addetti al lavoro in strutture industriali non previste per il distanziamento sociale. Il che poi si organizza adesso che il picco del Covid è passato, lavorando su due turni con una produttività ridotta, però diciamo che subito quando c'è stata proprio l'esplosione della pandemia, è chiaro che già per i nostri impiegati era folle di forzarli a lavorare, e B, avendo i negozi chiusi, era folle produrre per accumulare del magazzino, perché sono costi che sì. Quindi noi abbiamo dovuto, come tante aziende, fare ricorso alla cassa integrazione, l'abbiamo fatta anche in Svizzera su l'equivalente, diciamo, svizzero per gli orologi, e siamo contenti di averlo fatto, perché questo ci ha consentito per adesso di salvare tutti i posti di lavoro, quando senza questi aiuti
magari avremmo dovuto procedere a qualche licenziamento, perché quando non vendi o vendi pochissimo per 2-3 mesi, è chiaro che porre un'azienda forte come la Bulgaria ha dei problemi di liquidità, questo non si può negare. Certo. Senti, lasciamoci su una nota positiva, ok? Sì, ma io guardo allora, ne stiamo venendo fuori, lo dico adesso. Non sarà oggi che hanno riaperto i negozi che ne veniamo fuori. No, ma io comunque sono positivo, è una delle note positive, anche se a volte non va a capitare bene, che la realtà è che per tanta gente che viaggia su dei stipendi medi, diciamo, non bassi, ma medi, però il Covid non è stato un periodo di perdita di potere di acquisto, il contrario, perché essendo confinato a casa, potendo uscire solo un'ora a comprare il cibo essenziale e non potendo spendere nient'altro, né un ristorante, né un viaggio, ma per chiunque in Italia prende più di 4.000 euro al mese, comunque è stato un periodo di risparmio. E questo è scientificato, dimostrato. È chiaro che per chi prende 2.000 è una storia molto diversa. Però, diciamo, chi prende 4.000 più propenso a comprare dei gioielli o degli orologi non ha sofferto una perdita di risparmi, perché comunque almeno di, ovviamente, di essere un'azienda che ti tratta malissimo, perché capita, noi Bulgari abbiamo garantito, al di là della cassa di integrazione che ti porta attorno a 1.000 euro al mese, abbiamo pagato tutti i nostri impiegati almeno un 75%. Però anche con 25% in meno, se l'unica cosa che ti puoi comprare è il cibo e il mutuo o l'affitto della casa, comunque alla fine hai almeno tanti soldi quanto prima, perché c'è sempre un 25% comunque su stipendi, ripeto, di 4.000, non di 2.000, che va a delle spese non essenziali. Che... Gli stipendi più bassi siete riusciti a integrarli in modo che, sulla cassa integrazione, in modo che restassero gli stessi importi? Ma diciamo che noi abbiamo voluto garantire a tutti il 75%, quindi non abbiamo fatto distinguo tra, perché lì entri su, diciamo, delle problematiche molto delicate. Fai il conto, dici ok, sotto 2.000 ti pago a 90 e sopra a 75. Poverino che c'ha 2022, capisci? Sì. Quindi a un certo punto non Cioè, c'è. faranno un trattamento uguale per tutti, insomma. Non c'è nessun sistema perfetto, però io preferisco un sistema comunque che alla fine tratta tutti nello stesso modo in percentuale, che cominciare a fare le cose scalare, che spesso sono molto più ingiuste che la stessa percentuale per tutti. Comunque quello che dici è vero, ovviamente non uscendo di casa, e per fortuna almeno le necessità sono state inferiori a quello che prima si spendeva quotidianamente. Ecco. Allora io rimango curiosa di questa nuova collezione ad agosto, Ma la noi nuova collezione maschile. ti aspettiamo ad agosto sul lago?